Guido, sei reduce dal seminario nella sala investing, com'è andata e poi ci fai sapere quali sono le prossime novità per Trading Room Roma? È andata molto bene perché il tema delle banche è scottante, però il pubblico era molto interessato, sull'educazione finanziaria è molto importante, quindi è un appuntamento imperdibile perché sia i giovani sia chi guarda le proprie tasche per mettere i soldi su una banca ha reagito positivamente con domande anche molto interessanti. Sicuramente c'è stato un riscontro per quanto riguarda l'approccio non solo bancario ma per quanto riguarda la borsa e i rischi in generale. Siamo molto soddisfatti e abbiamo notato un miglioramento anche se lento nella in quella che è l'educazione finanziaria di chi partecipa, soprattutto anche da parte dei giovani. Qualcosa sulle novità di Trading Room? Per quanto riguarda su Trading Room riprenderemo il franchising anche perché dopo l'esperienza di Lecce con Manuela Negro che ci aiuta sul sito, sulla parte Forex, abbiamo avuto molte richieste e quindi mentre le banche chiudono gli sportelli noi probabilmente in casi però singoli e pochi casi, non tanti, apriremo altre sedi in giro per l'Italia e quindi fatevi sotto, però ci sarà molta selezione.